Ho intitolato questa mostra Il senso della vita. Perché? Perché io penso che con l'arte e la fede si possa veramente dare un senso alla propria vita. Nei momenti di difficoltà si può trovare la via d'uscita. Una collettiva di 35 artisti dedicata all'arte sacra, voluta ed organizzata dalla pittrice Rosa Catello. Si intitola Il senso della vita, la mostra inaugurata ieri nel portico del Pellegrino di Bari e promossa dal Museo Nicolaiano in collaborazione con le associazioni Tocchi di Luce, Ballet, Stella del Sud, Mondo Antico e l'Università della Terza Età Eurolevante. A patrocinare l'iniziativa comune e provincia di Bari. Tra gli ospiti anche l'artista siriano Zahi Issa, conosciuto in tutto il mondo per la straordinaria capacità di comunicare la sua genialità attraverso raffigurazioni che vanno oltre la semplice tela e tavola di legno abbellita da colori e soggetti. Il sacro è al centro delle sue opere, la dignità umana e il valore dei suoi lavori. Una grande mostra pensata, quello che deve essere, come porta il titolo, il senso della vita. Fatto con il cuore, fatto con la passione, fatto con la capacità organizzativa di Rosa Catello, che ha scritto anche oggi una delle pagine più importanti della nostra cultura, che fa parte della nostra tradizione e della nostra religione. Subito dopo l'inaugurazione della mostra, spazio alla musica con un concerto curato da Alessandra Scarcelli ed il gruppo di Hope Jubilee Singers, diretto dal maestro Bepi Speranza. L'esposizione si chiuderà il 26 gennaio con una premiazione degli artisti partecipanti. Abbiamo ospitato questa mostra perché, pur essendo un museo del passato, della storia antica di Bari, perché contiene pezzi molto antichi dall'epoca romana, soprattutto però l'epoca bizantina e quella angioina, che formano la parte principale del tesoro, però ci sembra molto opportuno far vedere anche come la storia cambia anche il modo di concepire la realtà e anche il sacro, per cui qui si potrà vedere, nel visitare il museo si può vedere ciò che è stata la storia e il sacro come era concepito nel Medioevo e come invece attraverso questi quadri che esprimono un po' l'arte più moderna e contemporanea, come è cambiata anche il modo di avvicinarsi alla religione, agli oggetti che esprimono ognuno a suo modo il sacro.